Accendiamo? Le accendiamo come il tuo cappello. Ciao a tutti e benvenuti al video della settimana di Natale. Questa settimana non solo weekend, ma un po' di tutto per prepararci alle feste. L'anno scorso il video natalizio aveva anche la musica, se ti ricordi, c'era tutto Michael Bublé. Esatto, quest'anno però invece anche la... di più siamo state decimate, nascondendo bene. Però tutto quest'anno invece la sorpresa non è musicale, bensì è coreografica, perché stamattina io pensavo di poter fare la persona normale, invece Alessandra del giudice ha ben pensato di festeggiare il Natale con questi splendidi ammenicoli. Io ho, non sono corna, sono pupazzi di neve. E Alessandra invece sta prendendo fuoco con un cappellino illuminato, non vogliamo sapere, speriamo in un cortocircuito, ma al momento è ancora qui con noi. Comunque, io comincio a dirvi un appuntamento per l'antivigilia, il 23, prima di buttarvi nel cenone di la vigilia, il pranzo di Natale, eccetera, eccetera, io direi che si può fare un giro all'anificio 25, dove mercoledì 23 dicembre, tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, c'è un appuntamento all'insegna dell'arte della musica popolare proveniente dal Sud Italia e dai Balcani e della Tribal Fusion. In pratica c'è un concerto degli Ars Nova e il live dei Busted Project, e una selezione poi di world music targata NAVAC, e saranno esposte le opere di due artisti cubani. Se ci sono anche gli artisti, secondo me facciamo un Natale molto più carino di quello che sembrava inizialmente. Comunque si chiamano Jormai e Dennis Santos Diaz e fanno parte di un collettivo in cui ci sono anche ragazzi Brasile, vabbè, poi Torre del Greco, che ovviamente la risposta italiana al Brasile con Torre del Greco. E nel corso di questo evento sarà presentata tra l'altro anche l'Artist Calling per la mostra Palomart The Change, che si terrà a Napoli nel dicembre 2016, quindi parliamo di tra un anno, e che raggiungerà più di 40 artisti da ogni parte del mondo. Quindi io direi di andare lì a verificare un attimo questi artisti provenienti da ogni parte del mondo, chi sono, anche perché non so come è andato a voi quest'anno. Quella parte del mondo lì io la preferisco assolutamente. Ma io non avevo molti dubbi, anche perché è l'unica parte del mondo in cui non baderebbero a questo cappellino, ma lo penserebbero folcloristico. Comunque, diciamo che io andrei all'anificio giusto per tenere monitorato un po' quello che si prospetta in questo nuovo anno, visto che comunque si mettono le basi sin dal dicembre 2015 per il dicembre 2016. Vediamo chi sono questi artisti, intanto facciamoci una ballata Tribal Fusion. Sì, invece io, contrariamente alle solite insomma aspettative, vi propongo una serie di iniziative molto tradizionaliste, perché secondo me insomma la tradizione... Però non ti metti il cappello quando ci vai, è vero? Anche sì. Vabbè, allora quale tradizione? Nel momento esatto in cui Alessandra arriva così fuggono tutti, quindi niente più tradizione, tu resti lì a visitare, no, da sola. Bisogna mettere alla prova insomma chi apprezza insomma l'originalità e appunto qualcuno che apprezza anche la tradizione, perché la tradizione non è più di moda, questo è il discorso insomma. Ci sono una serie di detrattori cinici del Natale, delle festività tipo me, sì, diciamo mi stanno un poco non troppo simpatici. Infatti il tentativo di questo Natale è rendere tutti più buoni, anche Raffaella Ferri. Non preoccupatevi, appena spegniamo la telecamera Alessandra morirà, me la offrirò in dono, la sacrificherò per Natale. Però anche se l'agnello si porta a Pasqua, però diciamo che è Natale, possiamo fare qualcosa, il tacchino, eccolo. No, però in particolare diciamo io nutro una serie di pregiudizi insomma sugli uomini che non amano il Natale. Ora mi sostituisco per un attimo alla Coccinella per suggerire insomma le nostre attente ascoltatrici, pubblico, tra l'altro il nostro esperto di marketing ci dice che i nostri ascoltatori sono soprattutto donne insomma tra i 30 e i 40 anni, quindi le salutiamo e auguriamo uno splendido anno. Ciao ragazze, speriamo che il nuovo anno cioè, avete suggerimento qualcosa di meglio da fare, magari, non lo so. Sì. No, testate insomma il vostro uomo, partner o frequentatore del momento a Natale, perché secondo me è proprio sintomatico. Un uomo che non ama il Natale non è sexy, diciamo. Non è sexy. No, effettivamente, cioè quegli uomini che si stressano esageratamente, cioè il Natale è un test. Ma povero Cristiano! Secondo me, no, ci sta tutto, veramente. È un test infallibile. Cioè, l'uomo che non ama il Natale. Cioè, vai trovando come lasciarsi a Natale, cos'è questa, no, la se guida? Se lo lasciate
se ti mi avrete detto 10 cose da fare se ti vuoi lasciare sotto Natale che ti risparmi il regalo. Veramente. So. Poi portatelo a vedere il presepe. Ti piace il presepe? Non ti piace? Vai via. Vai via. Okay. A questo proposito, c'è il bue e l'asinello e il povero ragazzo sacrificato, l'agnello. No. Vabbè, comunque, no, dici, dammi delle coordinate, allora, dimmi dove sarai tu, così io evito, vai. In realtà sono tanti gli appuntamenti che troverete proprio in questo articolo, si chiama Te piace Presepe. E volendo rimanere a Napoli, ci sono un paio di mostre carine sui presepi, una a Castel dell'Ovo che è tutti i giorni e un'altra a Santa Maria la Nuova, sempre di presepi del 600, quindi insomma dei presepi con delle scene insomma tipiche della napoletanità. E se no, al complesso monumentale di Santa Chiara propone una serie di eventi, tra cui il 30 dicembre ci sarà il Non Solo Gospel e il 3, 5 e 6 gennaio il presepe di Vente. Ma per questi eventi, chiariamoci, c'è bisogno di una prenotazione? No, okay. No, assolutamente, soprattutto i presepi viventi, insomma, andate lì e niente, vi vivete questa magia del Natale. Ci sta a San Pietro a Patierno, sempre per restare in tema di danze popolari, questo bellissimo presepe vivente in cui partecipa anche Marcello Colza Surdo con tutta la sua banda, quindi sarà anche musicalmente insomma divertente. Ed è il 26 dicembre, il 2 e il 3 gennaio a San Pietro a Patierno. Invece so che c'è una cosa proprio per i bambini. Sostituiscono ad Agnano il presepe vivente con il villaggio degli elfi, quindi ci portano direttamente insomma nei paesi nordici. Voi immaginate questi bambini, la mamma vede il video in Napoli che vede Alessandra che dice andate al villaggio di Babbo Natale. Esattamente. Okay, i bambini arrivano al villaggio di Babbo Natale e trovano gli elfi. Sì, le e la mamma dice era meglio Alessandra, no? No, speriamo di no. Okay. Insomma, ad Agnano c'è questo villaggio di Babbo Natale, 50.000 metri quadri, insomma, di casette, gli elfi, ci stanno insomma prodotti enogastronomici. Hanno il resto gratuito? Tipo Zalando, io porto lì tutto quello che ho avuto nel 2015, non lo voglio più, dico Babbo Natale, vai! No, però sono i bambini che portano gratis i genitori, così se non li vogliono li possono anche lasciare fuori, cioè pagano solo i bambini, quindi... Anche perché poi Agnano sta vicino a Pozzuoli, la Solfatare, eccetera, eccetera, casomai uno invece più istinti satanici, per così dire, si trova già in loco, sì. Va bene. Noi parlavamo della bontà del Natale, Raffaella, cioè ti devo insegnare e ti devo perdere, come si vuol dire. Ta giambaretta, già perdere. Anche a Natale, va sì. Bene. E poi vabbè, Portici, diciamo l'altro lato di Napoli, pure c'è questo presepe vivente che è il 3-4 gennaio. E se no anche a Gragnano c'è questo bel presepe il 26, 27, 28, 3, 4, 5 e 6 gennaio. Quindi, vabbè, dal 26 cosa? Sì, poi un altro che mi sono persa, che però secondo me è molto bello, è quello di Cimitile. Io non ci sono mai stata, infatti se qualcuno mi scorta con una macchina, visto che Alessandra cerca un passaggio, vai. Il 26 il passaggio per cosa? Sabato, dicembre, domenica, 26 e 27 dicembre. Preferisci sabato o domenica? Ma dai, sabato? Sabato, ragazzi, sabato Alessandra vuole andare a Cimitile. Il presepe vivente Cimitile, dove ci sono le basiliche paleocristiane, che non ho mai visto. Amici del presepe vivente. Ok, amici di Alessandra del presepe vivente, fatevi avanti. Io vi dico un'altra cosa invece per il 26 e 27 dicembre. Ha riaperto il Museo Pignatelli dopo un'importante opera di restauro, ha riaperto il 19 dicembre. E quest'anno, 26 e 27 dicembre, anche il 2 e il 3 gennaio, ma poi ne parliamo più approfonditamente la settimana prossima, ci sono performance e percorsi notturni. Per sapere tutto, a parte leggervi Napoli Click in questo articolo che vi spiega Natale con Artecard in cosa consiste, volevo sottolineare che quest'anno Natale campagna Artecard per il Natale ha la possibilità di essere acquistata online, quindi potete online costruire le visite che voi volete fare, perché a differenza del passato il pacchetto non è chiuso stavolta, cioè si possono mettere vari eventi in carrello e costruire il proprio percorso sull'arte campana secondo le proprie esigenze. Quindi secondo me è anche un'idea regalo il fatto di dire ok, quest'anno invece di regalare pigiamone di pile, calzini,
eccetera eccetera, ti regalo la possibilità di vederti un paio di musei nel corso dell'anno, piuttosto che proprio approfittarne 26 e 27 per vedere queste performance. E ci sono anche dei percorsi notturni, quindi fatevi un giro su Napoliclic, dove ci sono tutti i link, tutte le informazioni per avere poi accesso a questa particolare iniziativa del circuito Campania Arte Card. Vi voglio rappresentare che comunque su Napoliclic ci sono una serie di eventi, anche perché vuole fare un Natale alternativo, diciamo, la tradizione. Ci sono i presepi, ci sono i mercatini, infatti dopo magari ci parli anche tu di un mercatino in particolare. Però su Napoliclic per esempio c'è un concertone per il 25 di dicembre. Io mi scoccio di stare a casa, ho fatto il pranzo con i parenti. C'è un concertone al Frequency di Pomigliano d'Arco, dove c'è un gruppo musicale che presenta in anteprima il suo disco. Il gruppo si chiama Beltrami. E quindi per esempio è una cosa un po' diversa rispetto, sai, sì, ok, la tombolata eccetera eccetera. A proposito di tombolate, vi segnalo che ci sono anche tutte le indicazioni per la tombola Vaiassa, perché magari qualcuno per l'appunto se l'è persa nelle scorse settimane e vuole farla, va avanti fino al 26-27 se non mi sbaglio. Comunque su Napoliclic sezione calendario trovate tutti gli eventi di cui stiamo parlando oggi. Sì, poi ci vuoi salutare con qualcosa? Sì, il mercatino, appunto, sempre l'insegna del bene e del buono, ed è questo mercatino, ma infatti non c'è benessere senza salute mentale, ed è proprio un mercatino con i manufatti delle persone che afferiscono alla salute mentale. Quindi se compriamo, insomma, regaliamo anche un sorriso. È realizzato da una cooperativa in particolare? Sì, è dalla la cooperativa ERA, ed è a Piazza Fuga fino al 5 gennaio, quindi cooperativa ERA del gruppo GESCO, che per iniziativa del Dipartimento di Salute Mentale della Napoli 1. E so che loro chiuderanno il 5 di gennaio con un evento in particolare poi dedicato anche per omaggiare Pino Daniele, che si chiama per l'appunto Isopazzo. Diciamo che fino al 5 gennaio ci vedremo un altro paio di volte, secondo me, però noi volevamo già dirvelo perché per l'appunto noi ci teniamo ad essere le prime a darvi certe notizie, come il fatto che Alessandra prova a dirlo. Tu cosa sei? Cosa? Dai, dillo per tutti i nostri amici a Natale, sì, più buono. Okay. Abbiamo fatto anche quest'anno, avete finalmente una dichiarazione di Alessandra attendibile, e ci vediamo tranquillamente la settimana prossima dopo Natale per il video di Capodanno, e lì sarà molto più dura. Ciao! Ciao!